Giampaolo Montineri, sei stato chiamato a presentare questa partita, l'esordio casalingo dell'Eurosport. Devo dire che è un po' curioso rivedere l'Eurosport, o meglio vedere l'Eurosport, perché non abbiamo mai visto in prima categoria l'Eurosport. Più che altro è curioso vedere il Di Pasquale quasi completo in ogni ordine di posto per una partita di prima categoria, ecco. Ci sono, guarda, tre cose che abbiamo curato un po' la presentazione io e Luca Nigro dell'Eurosportavola. Di base c'è questa iniziativa avolese, lo dobbiamo dire, ma più che altro anche il Real è un'iniziativa avolese, anche se i rappresentanti giustamente non sono totalmente avolesi. Ci sono due rappresentanti dirigenti nella squadra d'eccellenza che, tra l'altro, dobbiamo dire che è in vantaggio per 2-0 che in questo momento col Torre Grotte. Già questo è importante. Da questo lato c'è il lavoro di simpatia, la prima categoria, l'Eurosportavola, che ritorna, così come detto sia in conferenza stampa che qui all'inizio della partita. Il patron De Maria ha mantenuto la matricola pagando l'affiliazione pur non facendo attività agonistica. Questa è stata molto importante. Poi giustamente, sai, conta molto la simpatia e i rapporti con il comitato. C'è stata questa presentazione, questo lancio in prima categoria. Giampaolo Raffa, il presidente, molto entusiasta, imprenditore, hanno messo assieme nomi e tracce avolesi, quindi questa è una cosa importante. Anche le aziende che si sono avvicinate, tutte avolesi, e ripeto, la tribuna, sai cos'è? Il fatto che è quell'appartenenza. È inutile, il calcio è fatto di passione e di appartenenza. Il calcio vuole i soggetti che tu puoi dire, come alla Marca, che è il portiere avversario di Avolese, di poterlo sbeffeggiare ma voler bene allo stesso tempo. E questa è la prima categoria, e questa è quella che è l'identità che oggi un po' nel calcio si è persa, semplicemente perché non ci sono legami con la maglia, e quindi i famosi contraccolpi del via vai lasciano e tracciano quello che poi accade nel pubblico. Oggi è un impatto pazzesco alla simpatia. Abbiamo detto, adesso devono continuare, perché poi chiudendo, io e te lo sappiamo, del calcio conta soltanto la vittoria. Ecco questo. Oggi vediamo in campo nell'Eurosport, tra l'altro, alcuni ragazzi che hanno avuto esperienza in prima categoria con Mister Monaca. Devo dire, questa squadra si presenta abbastanza bene dal punto di vista tecnico, tattico, ecco, non... Passiamo e diciamo una grande premessa: questa è la seconda partita che fanno senza allenatore, poiché Tito, ecco, Mangiafico, allenatore che è subentrato ad Andrea Randazzo, prenderà la squadra dalla prossima settimana. E ti dico la verità, con grande esperienza, bell'uomo dietro, è il capitano, ma ha una grande esperienza calcistica, sta sapendo gestire gli equilibri. Si vede che non c'è il suggerimento tattico in panchina. Giampaolo Raffa è il presidente, ad ognuno il suo ruolo. Da martedì vedremo Tito Mangiafico, che è un abituato a gestire le squadre di prima categoria e promozione, ad allenare. Io ti dico la verità, si scommette sull'obiettivo. È una squadra che può, per assurdo, incidere nei primi posti della classifica. Aspettiamo allora questa vittoria di oggi. Aspettiamo il secondo tempo. Credo che ci sono anche presupposti per poterla vincere. Beh, ma questa sai, partita. Il Portopalo è una squadra, una neopromossa, ma ecco, ti garantisco, loro rappresentano l'appartenenza. Li ho visti in Coppa Sicilia, hanno vinto il campionato di seconda. Cacchiolina, lo si vede che hanno la maglia dentro, la maglia cucita. Il calcio ha bisogno di questo, un po' stereotipo che manca. La maglia cucita sulla pelle e la simpatia. L'Eurosportavola, almeno per questa prima, queste due cose le sta dando a che vedere. L'importante poi è portarle avanti. Va bene, San Paolo, grazie. Dallo stadio di Pasquale per Euroblog per adesso è tutto.